Nell'ambito del progetto Scuola d'Impresa, quattro scolaresche palermitane hanno visitato i locali dell'azienda Morettino. Il risultato finale della visita è un video di 3 minuti in cui i giovani registi ricostruiscono l'esperienza e le emozioni vissute. La premiazione finale si svolgerà lunedì mattina a Villa Filippina. Tappa obbligata all'interno dell'industria, quella al museo aziendale, un vero e proprio tempio che raccoglie 600 reperti da collezione provenienti da tutto il mondo. All'interno del museo sono contenuti più di 600 pezzi che rappresentano contestualmente anche le fasi di metamorfosi della trasformazione del chicco appunto dal seme alla bevanda. Nulla è difficile quando si fa con amore, appunto è l'amore, l'ingrediente fondamentale, il leitmotiv che ispira ogni giorno la nostra attività. Questi oggetti rappresentano un po' il metronomo dei vari viaggi della nostra famiglia in giro per il mondo, dall'Italia all'Europa, anche agli Stati Uniti. Laddove c'era profumo di caffè nasceva una discussione, quindi un interesse attraverso determinati oggetti che colpivano, attraevano la nostra curiosità. E quindi dentro e dietro ogni oggetto c'è anche una ricerca, una passione e un ricordo del momento. Dalle macine più antiche delle nonne agli esemplari più ricercati e curiosi, ma qual è il punto forte, la vera chicca del museo? Sì, all'interno di questa raccolta ci sono tanti oggetti, ognuno per il suo verso ha una propria originalità e anche un proprio messaggio. Me ne vengono in mente diversi, dal tostino più piccolo al macinino dei nostri fanti della Prima Guerra Mondiale, alla caffettiera napoletana più piccola al mondo, ma il pezzo che in qualche maniera rappresenta l'innovazione, la tecnica, la bellezza una caffettiera locomotiva creata e progettata da un architetto italo-francese, Giambattista Toselli, nel 1864. A questo punto non ci resta che scoprire il video che i ragazzi presenteranno lunedì al concorso di Confindustria, un reportage al sapore di caffè.